dimostrando di essere in possesso di grandi capacità natatorie. La Spagna non li è da meno, fantasia e inventiva per la Spagna. Ora c'è una bellissima rete di forza della Jugoslavia, Radinovic ha servito Milanovic e Milanovic ancora una volta ha messo in rete. La situazione quasi analoga a quella che era capitata prima alla Spagna, questa volta Milano. Manuel Esciarte che finta ancora, serve Sanz a Gomez, ancora Sanz, e c'è un bellissimo passaggio, schemi splendidi della Spagna da occhi supplementari di 3 minuti ciascuno, ed in caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza fino a che, cioè, stata realizzato Milanovic, implacabile anche dalla lunga distanza, 9-8, e poi ha un temperamento eccezionale, non molla mai, lo conosciamo da anni, e quando scende in campo per la sua squadra, ma c'è un bellissimo gol, la Spagna continua ad entusiasmarci, ha segnato Sanz, il mancino. Ancora Radinovic, Milanovic che viene tenuto molto lontano dalla zona di tiro, e però questo costa naturalmente un gol, perché portando avanti i primi due difensori spagnoli, ovviamente Gocianin che serve Uskoković, da Uskoković a Vicevic, Vicevic giocatore pericolosissimo soprattutto dalla zona di sinistra, ed ora realizza proprio Vicevic. Sembrava che ce ne fosse, è un giocatore che delle volte tira da posizioni che solitamente non sono ritenute imprevedibili, ma c'è ancora un gol, la Spagna non molla e viene tenuta su, lo dobbiamo dire, l'arbitraggio, e quindi c'è un fallo a favore della Spagna, ultima azione possibile per gli spagnoli, contropiede, e questa volta la palla è in mano a Gomez che tira, ma para Tadic e poi serve il suo compagno Gocianin, e ora la Jugoslavia gira la palla, la delusione sul volto di Gomez, peccato davvero, 5 secondi al termine, la Jugoslavia è campione d'Europa per la prima volta e termina qui la partita 11-10, grande bagno collettivo degli jugoslavi che per la prima volta nella loro storia sono campioni d'Europa ed aggiungono ancora un nuovo trionfo alla lunga collana che hanno collezionato.